solo per te. Sì. Ti ringrazio infinitamente di essere presenti oggi pomeriggio in così gran numero per ascoltare le avventure guerriere di mio bisnonno Maberto, Brignac. Ma chi era Maberto? Il nome certamente inconsueto, ma apparteneva a un grande santo del V secolo, molto venerato in Francia, ove era nato nella cittadina di Vienne. San Maberto è ricordato dalla Chiesa Cattolica l'11 maggio. Istituì tra l'altro le processioni penitenziali delle erogazioni indette con lo scopo di porre fine o prevenire calamità naturali che a quei tempi affliggevano in particolar modo le campagne. Tra le più note invocazioni ricordiamo dalla polvere e dalla tempesta liberaci o Signore, dalla peste, dalla fame e dalla guerra liberaci o Signore, dal flagello del terremoto liberaci o Signore e molte altre che si recitavano fino a moltissimi anni. Maberto era nato l'11 novembre 1838, quindi tra pochi giorni compirebbe 185 anni. Esercitava la professione di santo quando nel marzo del 1859 fu chiamato a rivestire la divisa dell'esercito austriaco. Asola, come del resto tutto Mantovano, faceva parte del regno Lombardo-Veneto. Questo è il nonno, il bisnonno, all'età di 80 anni, 79 anni, e questa è la cartina del regno Lombardo-Veneto. Partì quindi dal suo paese, dopo lunghe marce e trasferimenti in treno, giunse fino alla cittadina di Znaim, in Cecoslovacchia. Ritornò a casa a metà dicembre, quando ormai la Solana e buona parte della nostra provincia era passata sotto il regno di Sardegna. Scusa un attimo, la casa era proprio davanti anche a Giuseppe. La divisa austriaca era la prima che vedete. Durante questo periodo cominciò a compilare in forma molto succinta un viaggio. Passò poco più di un mese ed ecco che fu richiamato alle armi, ma questa volta nell'esercito sardo che stava per partire alla conquista del meridione d'Italia. Fu inquadrato nel reggimento di fanteria Brigata Bergamo. E qui inizia la stesura molto più particolareggiata dei luoghi nei quali giungeva e degli avvenimenti bellici e di vita militare da lui vissuti. E sono proprio queste note che oggi pomeriggio ascolteremo, anche se in forma grammaticale piuttosto modesta, ma è da considerare che a quei tempi, in paesi molto piccoli, come allora era Castelnuovo Solano, saper leggere e scrivere non era da tutti. Anzi, terminata la conquista del meridione, fu congedato, ma nel 1866 fu di nuovo chiamato sotto le armi, rivestendo questa volta la difesa dell'esercito del Regno d'Italia. Di questo periodo però non ha lasciato alcuna notizia. Congedato definitivamente nel giugno 67, ritornò al suo paese e riprese il suo lavoro di sarto, che continuò fino a pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 21 dicembre 1918. La notizia della morte, dei solenni funerali del nonnetto, come lo chiamava nostro padre, ragazzo del 99, gli giunse a Toro, dove era stato inviato al termine della Prima Guerra Mondiale, e lo ricordò in una lettera spedita ai suoi familiari il 30 dicembre, con grande rimpianto ed affetto. La fotografia che avete visto fu da lui scattata poco prima di partire per militare. Grazie per avermi ascoltato, un vivo ringraziamento agli attori che hanno accolto l'invito di leggere i testi e al gruppo storico Solano per aver messo a disposizione le divise esposte e ovviamente l'associazione Costumi e il suo instancabile coordinatore. Maberto Brignac racconta tre guerre, 1859, 1860-61 e 1866.
che lui ha combattuto arruolato in tre eserciti diversi. Il giorno di Natale del 1860 scriveva: 24-25 dicembre, Monte Tuccio. La detta vigilia la osservai. Dopo la sera andai a Bambosto, il quale egli passai anche il giorno del Santo Natale, che mi sono cibato di due cospettoni e birra d'acqua. Questa frase si trova nel libretto di memorie dei viaggi fatti sotto l'Austria e il Piemonte negli anni 1859 e 1860. Si tratta di un diario nel quale Mamerto narra le proprie avventure nelle guerre del 1859 e del 1860-61. Certo, la forma linguistica non è molto precisa, ma a quei tempi saper leggere e scrivere non era roba da tutti. Asola in quegli anni era sotto il dominio asburgico e pertanto i giovani di leva dovevano vestire la divisa dell'imperatore Francesco Giuseppe. Nel diario egli narra gli spostamenti che nel 1859, dopo essere transitato in vari paesi del Mantovano, fra i quali il Cardotto, lo portarono nel suo paese, Castelnuovo Asolano, in molte città venete e austriache, giungendo a Znaim, cittadina della Repubblica Ceca. Nel viaggio di ritorno, al termine della guerra, si fermò a Josefta, Vienna, Gorizia, Gradisca, Palmanova e Castiglione e finalmente il 10 dicembre giunse al suo paesello. Ma poco più di un mese dopo, il 22 gennaio, dovette partire di nuovo e questa volta con una nuova divisa, quella dell'esercito sardo, destinato al 26esimo reggimento di fanteria Brigata Bergamo. Ecco come Mamerto descrive l'inizio del suo viaggio il 23 gennaio 1859. Egli scrive: arrivato a Castiglione, con gran dolore partito di casa alle ore 7 antimeridiane ed andai a Castellaro per unirmi ai miei compagni. Ma invece, quando io arrivai, essi erano partiti. Andai fino a Casalmore in compagnia di mio fratello Giovanni e il Morvini Pietro. Dopo colà ci siamo salutati ed essi hanno preso la strada per venirsene alla sua casa ed io presentai il mio viaggio da solo e passai per Acqua Fredda, Campenedolo e alla fine arrivai al soprattutto Castiglione. Appena colà arrivato ritrovai subito tutti i miei amici e dopo siamo andati a consegnarsi all'ufficio del comando militare. Per unirci tutti ai suoi fratelli, siamo andati a una casina chiamata Santa Maria. Quindi, ritornati in paese, ci siamo salutati con i nostri fratelli. Dopo siamo stati fermi un giorno. Il giorno dopo, Mamerto giunse a Milano e così descrive il suo viaggio. Il quale fece un viaggio assai cattivo, passando per Lonato, Brescia, Chiari, Bergamo e alla fine arrivai a Milano. Appena smontati dalla ferrata, pareva che il cielo fosse stato in polvere con noi poveri militari, che hanno cominciato a minacciare neve per tutta la notte e noi siamo stati due ore sempre sotto la neve, andando al barbiere. Dopo ci siamo uniti, io e Rubens, e siamo andati a dormire tutti e due in compagnia. Partì quindi per Alessandria, passando per Novara, Valenza ed arrivai in quel luogo alle 8 pomeridiane per ritornare poi a Valenza, un bel paese, gente familiare, dove si fermò fino al 31 marzo. Il giorno successivo, passando per Alessandria, Montebello, Casteggio, Voghera, Stradella, San Giovanni, Piacenza e Portinara ed arrivai a Reggio alle ore 17 pomeridiane, il quale siamo andati in quartiere e stetti fermo fino al giorno 11. Poi a Modena, passando per Rubiera, e fummo accolti con grandi onori, quindi per Imola, passando per Bologna, San Nicolò, Castel San Pietro, dopo tante ore di acqua che siamo stati sotto, alla fine siamo arrivati a Imola, la quale siamo arrivati di notte, che sarà le 8 di sera. E anche in questo si hanno accolti con grande divulgazione, evviva! Il giorno 20 arrivò a Forlì, passando per Castel Borghese,
Faenza, il quale siamo stati ben accolti, e che passando per le contrade ci mandavano fiori da tutte le parti, ed anche nei sonetti, e gridavano evviva la Brigata Bergamo, specialmente il 26esimo reggimento Batteria. Arrivato poi a Forlì, la musica della Guardia Nazionale ci è venuta incontro vestita in gran tenuta di parata e suonava a gran forza. Dopo fatto gli onori alla bandiera, siamo andati nel quartiere che sarà stato le quattro pomeridiane. E non vi dico poi i fiori che anche in questo ci mandavano, e vi dico solo che siamo sempre stati tranquilli, che i cittadini ci volevano ogni bene e il nome del quartiere era trattato. Il giorno 24 giugno Mamerto giunse a Predappio, dove era una festa di sera verso le 10, il quale tutta la truppa a riposo, ecco che all'improvviso viene un ufficiale per la stanza dove riposare la prima compagnia, ed hanno preso il primo pelotone e siamo partiti subito con un ufficiale dei carabinieri e andiamo in cerca dei masnadieri fino al sopradetto luogo, e ritrovando nulla siamo ritornati ancora la notte seguente alle 2, dopo la mezzanotte, passando per Castrocaro e la Terra del Sole, e questa è stata una situazione bruttissima. Fino al 20 agosto, quando arrivò a Meldola, passando per San Martino e Meldola, bel paese e buon vino, e a buon mercato in questi, poi stetti fermo il 22. Il giorno successivo, il 21, invece scrive: siamo partiti da Meldola e andando fino a Civitella non abbiamo trovato nessun paese, ed anche in questo vi era del buon vino e parimenti a buon mercato in questo. Poi stessi fermo il 22. Come siete annotato e si noterà anche successivamente, molto spesso nel diario di Mamerto si faceva il vino. Si vede che era una bevanda, come del resto accadeva per quasi tutti i militari, molto apprezzata. Nei giorni successivi la sua compagnia transitò da Forlì, da Cesena, bella città e gente piuttosto cattiva, da Sant'Arcangelo, e il primo settembre, passando per la città di Rimini, che a vederla quando sono passato era di notte, mi pareva assai bella che vicino al mare. Poi, passato per Arigione, cattolica, in quella stazione molti soldati morirono lungo la via, tanti per il caldo, tanti per la sete ed anche per la stanchezza. Del 26esimo reggimento ve ne restò 8 di morti in detto paese. Vi dimorò per 11 giorni, tutta la settima divisione. E quindi giunse a San Giovanni Marignano. Il giorno 12 settembre arrivarono a Fano, e in tale data annota: in questa stazione abbiamo camminato 24 ore consecutive, quindi ci siamo accampato di notte, che sarà stato le 3 dopo la mezzanotte. Quindi alla mattina, quando poi c'era pronta la zuppa, invece di mangiarla ci siamo messi in marcia per andare a battere la detta fortezza, e dopo non abbiamo più mangiato fino alla sera alle 13. E non avendo altro da mangiare, io e tre compagni abbiamo preso una gallina, anche stanchi del viaggio, l'abbiamo fatta cucinare ed è stato tutto il cibo per la giornata. Duro 2 giorni il viaggio per raggiungere Senegalia. Scusa, è soltanto una cosa. Qui c'è un voto che Sergio Leali ha fatto, che vuole portare simbolicamente a Fano una gallina. Durò 2 giorni il viaggio per raggiungere Senegalia. Questa stazione è stata assai bella, e quando siamo entrati nella detta città non si conosceva più se i palazzi fossero di pietra o di bandiere, che in tutte le finestre vi si trovava bandiere. Dunque, vi potete immaginare che allegrezza entrando in detta città la gente, a chi regalava delle sigare, a chi dell'altra roba, sicché fummo così ben accolti. Appena accampati, benché stanchi della marcia, ecco all'improvviso battuta la generale e tutta la truppa in rango per seguire i papalini
sopra il monte che stava sulla nostra destra, il quale subito ci siamo mettuti in marcia sopra la detta montagna, il quale dopo poco cammino i lancieri di Milano hanno fatto una carica, il quale è stato ferito il maggiore e 8 o 9 soldati, e di Papalini ne restarono 430 prigionieri. Quindi siamo intimissi alle 9 pomeridiane arrivati al campo, ci hanno fatto la zuppa e dalla fame che aveva quella zuppa mi pareva un palso. Ieri, o iessi, come scriveva Mamerto, dove giunse il 15 settembre, viene così descritta. È una bella città dove si trova sulla destra della strada, sopra un'alta montagna, il quale i civili di detta città stavano tutti fuori per fare onore alla nostra truppa. I signori poi ci hanno regalato 25 zigari per ciascun soldato e i signori ufficiali e tutti gli ufficiali subalterni 100, oltre poi che i colonnelli e i generali hanno avuto un grande alloggio. Il giorno dopo giunse a Castelfidardo, passando per Santa Maria Nuova, Chiaravalle Osimo, il quale in detta stazione molti soldati morirono lungo la via a Cagione, che la marcia era forzata per impedire al generale Lamerzie il passo per Ancona, come anche siamo arrivati appena un quarto d'ora prima di lui ad occupare la posizione di Osimo, il quale il detto generale era appena fuggito e dopo 24 ore di cammino abbiamo riposato solo che 4 ore e dopo siamo andati a battere la città di Loreto. A Crocette, il giorno 18, si diede battaglia intitolata questa di Castelfidardo. La detta fui presente e durò 6 ore con un fuoco accanito e i papalini furono sbaragliati, rimanendone prigionieri 400, e rimase morto il generale Podometri ed avevano incominciato il fuoco vicino alla casina nominata Il Luogo, il quale, come si costuma a mettere la paglia di fuori, tanti feriti rimasero bruciati perché i papaini con una granata hanno incendiato la detta paglia. Il giorno successivo, sempre a Crocette, vi fu il Parlamento e nel medesimo tempo si resero prigionieri e il numero era di 6.000 ed anche 13 pezze d'artiglieria. Passando per Copurano, Cirolo, là abbiamo scaricato i cannoni e munizioni che noi militari abbiamo lavorato 2 giorni. Dopo la detta munizione l'hanno adoperata per battere la fortezza di Ancona, di più ancora non avendo altro da mangiare, hanno dovuto fare così, andare dal sindaco e farsi dare del vino, del formaggio, della farina e della legna, e quindi abbiamo fatto la polenta, il quale è stato un carnevale. E giunsi a domani e lì il giorno successivo a Monte Pedolio, passando di nuovo per Cirolo, con Brano, gli angeli, alla fine arrivai al detto luogo. E anche in questa stazione siamo rimasti senza mangiare per quasi 24 ore perché i lancieri avevano cambiato il luogo ed erano andati a detto monte. A Monte Pedocchio si fermò alcuni giorni durante i quali si verificarono significativi avvenimenti. Essendo d'avamposti nei posti più avanzati, anche in questo giorno abbiamo veduto che la fregata nominata San Michele ha portato la vittoria, il quale anche lui ha dato l'assalto al forte della Lanterna. Quindi dopo poco tempo si è veduto un gran fumo, quindi la Lanterna scoppiò. Dopo il vascello si ritirò e siamo stati tranquilli per tutto il giorno. Il 27, 28, 29 settembre così scrive: d'avamposti il quale abbiamo veduto a prendere il forte del Monte Pulito, il quale in detta battaglia si distinse la prima divisione granatieri, il settimo ed ottavo battaglione di bersaglieri, che la detta mattina abbiamo veduto che d'assalto i detti granatieri hanno preso il detto forte e i papalini furono costretti a ritirarsi nella fortezza, il quale uscendo di porta alla batteria tutto all'improvviso viene l'ordine di andare
tutte le quattro divisioni distese in colonna di divisione, cioè due compagnie per due compagnie, che nel medesimo tempo vi era il Parlamento, che se per buona parte non si vedevano, se la prendeva d'assalto. Quindi, essendo in quel pericolo, io e Conker, lui aveva un polastro nel gabellino, abbiamo mangiato in compagnia. E in questo tempo si sono resi e siamo ritornati tutti al posto di prima. Ad Ancona, Mamerto e la sua compagnia giunsero il giorno 30 e nelle pagine del diario sono descritte alcune sue esilaranti avventure. Il quale siamo entrati con grande allegrezza, che i cittadini di detta città ci aspettavano colle e braccia aperte, e che nel primo giorno che siamo entrati vi era vino nelle cantine e nelle osterie, cantine e sigari, pane, tabacco, liquori di ogni qualità, caffè e tanta altra roba che non so neanche nominarla, che in detta giornata sono entrato in Ancona alla mattina. E sono venuto fuori la sera che camminavo con quattro gambe. Il resto poi lo feci il giorno seguente che mi era restato, due bottiglie di vino, una di rum, tre di rosolio, senza poi di sigari e di tabacco che mi era restato, che sono restato ubriaco per cinque giorni. Il 2 ottobre e nei giorni successivi, sempre a distanza da Ancona, Mamerto scrive: regalato 20.000 franchi ed anche passando tutti i soldati e ufficiali hanno comperato la medaglia ed il foglio, il quale anch'io ho comperato questo foglio e la medaglia ed una corona. Passando per Porto Pio, il quale è stata una situazione assai brutta, che alla sera verso le 10 ha incominciato a venire un vento d'acqua che alla fine le nostre tende che l'hanno scappate tutte e siamo stati costretti ad andare a ricoverarci sotto le casine e nel paese. Alla mattina poi alle 8 pochi soldati sul campo si trovavano, ecco all'improvviso l'ordine dell'immediata partenza. In questa confusione chi ha perduto i fucili, chi la tenda, chi il zaino, insomma non posso raccontare la perdita che è stata in quel giorno. Poi addietro la stiana è venuto fuori il sole e ci ha asciugati del tutto. 10 giorni dopo, da Porto d'Aspra, scrive: passando per Grotta Mare di Sotto e Santo Benedetto, ed anche qui fummo così ben accolti, sin che suonava a gran forza, essendo il confine di Roma con Napoli. Entrato nel Regno di Napoli, il 13 ottobre 1860 da Montepagano, così egli annota: passando il fiume Fronda, che è il fiume che divide i due regni, i cittadini di Pagano formarono su quel ponte una porta trionfante, magnifica la loro musica mentre passavamo, ed anche avevamo sentito dei piccoli fanciulli, come si dice da noi, di cavalleria nominata Piemonte Reale, con tutti il suo cavallo, lancia, sciabola e tanti altri onori. Nei giorni successivi giunse a Pescara, a piedi, a Castelnuovo e a Palermo, e così descrive queste località. Passando per Borgo Silvio, Pescara è una piccola fortezza, la quale fu presa dalla Guardia Nazionale e dei paesi dei dintorni. Ed anche questa città mi è piaciuta molto, essendovi lì intorno un bel fiume chiamato Lugo Inferiore, in detta poi si fermò l'amico Concari e non l'ho più visto fino. In tutta questa stazione non trovai altro che il detto Chieti, il che la sua posizione è sopra un'alta montagna, bellissima città, che sembra basso della montagna. Si dice che è un piccolo paese, è sempre poi sopra e passando di mezzo per lungo circa. Passando per Guardarello, Rosina, Ponzone e Polombrone, il detto Castelnuovo, si entrava in una bellissima pianura, il paese tra 3.000 abitanti è bello come acqua. Passando per Casoli, Lama, Ferranda, Porta Marina, in questa stazione si passò per la montagna di Palego, che è la più alta di tutti i monti Appennini, bellissima veduta
all'improvviso per esservi due gallerie e di più per esservi la strada prima sul fianco sinistro che da Roma conduce a Palermo. E la detta strada poi è riparata a sinistra da un muro della lunghezza di 8 miglia. Il giorno 19, ma Mamerto giunse a Ransendere e da questo paese scrive: passando per Pesca Costanza, dove fra mezzo a tanti monti vi era un gran prato piano e quasi un quadralo che magnifico è da vedere e pare lungo 3 miglia. Da Città Castello, il giorno successivo, così annota: passando per Roccaraso e Rocca, in tutti questi paesi non si poteva resistere passando della puzza che mi pareva che vi fosse pieno di cadavere, che fossero sì 30 o 40 giorni che fossero morti e non stati sepolti. Da Isernia, il giorno 21, così scrive: passando per Forlì, dove sul monte Camerano abbiamo incontrato per la prima volta i regi e li abbiamo respinti facendone 700 prigionieri, fra i quali 2 tenenti colonnelli, un maggiore, 56 ufficiali ed anche sopra il detto monte il granatiere Giolini fece fucilare una spia in presenza dell'intero corpo d'armata. I regi poi nella ritirata passavano per Isernia, dove saccheggiavano e abbracciavano parte della città. Ciò che di male non fecero i regi, lo fecero i paesani napoletani. Il 23 da Carpinetto descrive un fatto veramente tragico e poco dubbio. Dove e colà i paesani hanno ucciso 50 garibaldini dopo che li avevano fra le mani i prigionieri, i poveri infelici morirono martiri. A chi gli tagliavano le mani, a chi i bracci, chi gli davano delle baionettate, notando poi che li avevano cavati in muro. Un vecchio di 65 anni ha avuto il coraggio di ucciderne 7 e di portarne la testa di uno di questi in Isernia sopra un palo. Quindi, appena con la fumo arrivati, il sindaco del paese si indicò che erano stati tutti questi barbari, che posto lì abbiamo assalito alle loro case e ne abbiamo arrestati tra uomini e donne 150. Da Venato, il 26 e nei giorni successivi, descrive alcuni scontri. Passando per Villa Corrente, Villa del Prete, in detto luogo sono restato di guardia 600 prigionieri regi, dove uno di questi, per aver tentato di fuggire, fu legato a un albero come un orso. Da Sella, passando per San Giuliano, passiamo che in detto paese, il giorno 26, il nostro reggimento incontra per la prima volta i regi, che dopo 4 ore di combattimenti furono respinti. Da Santa Maria, dove 2 battaglioni bersaglieri, 7° e 8° ed un reggimento di cavalleria, Vittorio, andarono di riconoscenza del nemico e nel medesimo tempo li attaccarono, ma i nostri dovettero retrocedere con una perdita di 120 uomini. Il 1° novembre, sempre a Santa Maria, nota: feci il giorno dei Santi ben allegro. Il 2 novembre invece fa una triste considerazione. Questo giorno lo feci in compagnia di taurini e collenghi, rammentando che alla nostra patria si stava così allegri e noi essere così in pericolo della nostra vita. Si stava anche noi allegri, ma sempre col cuore sospeso. Nei giorni 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 novembre, da Traietto, Mola e Monteduccio, la descrizione degli scontri si fa più particolareggiata. Infatti, regi attaccandoli sotto Mola di Gaeta si distinsero i battaglioni bersaglieri 16° e 17° e la divisione dei granatieri, più ancora i nostri, e quelli in mare ribattevano sul fianco sinistro. La maggior parte dei palazzi di Mola furono rovinati dalle palle e granate dei nostri cannoni. In mare i regi si ritirarono con perdita di 400 soldati e 2 cannoni di biporto. Presero la strada di Gaeta, a parte andarono verso Roma. Negli ultimi 4 giorni
la divisione dei granatieri e i due sopravvissuti battaglioni bersaglieri li attaccarono nelle vicinanze di Terracina, dove li fecero tutti i prigionieri, il numero circa di 15.000. Il detto giorno i reggi tentarono di avanzarsi e tosto furono attaccati. Il fuoco incominciò alle 6 di mattina e durò sino alle 5 di sera. Il fuoco era accanitissimo da ambo le parti, ma i reggi, a suo malgrado, dovrebbero lasciare la pelle delle posizioni, cioè sopra i detti monti, rimandando le prigioniere 1.500. In confronto poi all'accanito fuoco che vi era, e pochi morti vi rimasero da ambe le parti, ma molti feriti fece, i quali vidi il mio amico Adorni, il che, vedendolo, entrai subito nella camera e lo salutai domandandogli dove si era ferito. E lui mi rispose che era stato assassinato e io lo facevo coraggio per il reggimento. Partì e gli restai dietro per trasportarlo sino dove erano i medici e siamo salutati e lui è andato a Napoli all'ospedale e io restai di reggimento in detta battaglia. Il 26° reggimento si distinse. Fu in occasione della battaglia del 12 novembre che la brigata Bergamo del 26° reggimento di fanteria fu conferita la medaglia d'argento al valor militare. Dal giorno 13 novembre fino alla fine di febbraio del 1861 la sua brigata stazionò a Monte Tuccio e in tale località descrive alcuni interessanti avvenimenti e la vita del campo. Il 13. Nel frattempo di detta battaglia, il tempo pioveva e terminata che fu, quantunque piovesse, ancora dovettimo rimanere sulla posizione conquistata, cioè sul Monte Tuccio. In quella notte avevamo tagliato 2.000 piante d'olivo per far fuoco. Insomma, una notte da rammemorare in vita. Il 14. In questo giorno la nostra truppa dovette ritirarsi a piede monte perché le bombe dei reggi colà arrivavano e rimase ferito un poliere ed un soldato. Il 29. Essendo di sostegno negli avamposti, in questo giorno i reggi tentarono nuovamente una sortita della fortezza, ma a suo malgrado furono da noi attaccati e dopo 3 ore di fuoco respinti in fortezza. Il 2 dicembre, i cannoni che si trovavano sul Monte Cristo hanno incominciato il fuoco. Il 9, vi fu la tregua. Il 10, vi fu la tregua. Nel giorno 10, verso le truppe meridiane, un fulmine soffocò il soldato Amandini Antonio e il medesimo fulmine ne ferì altri 2, fra i quali un tenente. E questi si trovarono all'avamposto, alla sponda del mare, cioè davanti al Monte Cristo. L'11, io ero un verso dietro, siamo andati colà per vederlo, ma non abbiamo fatto a tempo, mentre che noi andavamo al detto luogo, incontrarono i soldati che l'avevano già seppellito e che ritornavano alle loro terre. Il 13, era la notte del 13 al 14 dicembre della mezzanotte, in punto, i reggi gridarono allarmi e incominciarono a far fuoco, dubitando forse che mai ci dessimo all'assalto. Da quell'ora essi continuarono il fuoco, quasi 2 ore, ma noi non gli rispondemmo mai. Quando poi i cannoni che erano piazzati sul Monte Tuccio hanno incominciato a mandare granate sulla piazza con ormai posto, si ritirarono in città. Il 16, alle 8 pomeridiane, vari pezzi piazzati sul Monte Tuccio fecero 100 colpi. 21 dicembre, fermo sul Monte Tuccio, una bomba ferì un soldato del 23° reggimento. Il 24-25 dicembre, da Monte Tuccio, Mamerto descrive come trascorse la vigilia di Natale. La detta vigilia l'ha osservata. Dopo la sera andai all'avamposto, il quale egli passai anche il giorno del Santo Natale, che mi sono cibato di 2 cospettoni e di birra d'acqua. Mentre il 26, questo giorno, lo passai nell'Allegro a Mola e tornando sul campo ho incontrato 3 feriti del genio,
in che mi hanno detto che uno era stato morto. Del 29 dicembre è un ricordo accorato della sagra di Santa Teofila che si svolge al suo paese. In questo giorno, essendo la sagra del mio paese, mi toccò di passarlo da un posto ed anche nei posti più avanzati. Il primo dell'anno, del 1861, trova ancora la Brigata Bergamo accampata a Monteduccio e nel suo diario Mamerto racconta quanto accadeva in questo paese e di alcuni scontri che si verificarono. Riportiamoli, datandoli, gli avvenimenti più significativi. 2 gennaio. In questo giorno andai al di sotto del cimitero di Gaeta, 800-600 passi. Il 5 gennaio. Il principe di Carignano venne a visitare gli accampamenti di avamposto e tutti i travagli. Poi fece fare una distribuzione straordinaria a tutti i soldati, cioè vino e formaggio. 8 gennaio. Alla mattina alle ore 6 hanno incominciato il fuoco tutte le batterie piazzate e lo seguitarono sino alle 7 della sera. In detta giornata morì un colonnello di artiglieria, troncata una gamba o maggiore e vari soldati cannonieri morti, molti feriti. Il 22 gennaio. In questo giorno tutte le batterie piazzate hanno incominciato il fuoco alle ore 9 antimeridiano. I poi vascelli in mare hanno incominciato alle 12 della mattina e terminano alle 8 pomeridiane, tanto i vascelli come le batterie. La notte del 22 al 23 andai di corvetta a portare le granate alle batterie, onde essere più pronti in caso che bisognasse di far fuoco. Il 28 gennaio. In questo di andare al travaglio a portare le bombe sopra il monte Cappuccini, il che ne portai 13 di più ancora al punto. Del mezzogiorno una granata del nemico è andata sulla cima del monte sopra un pezzo, lì che dopo ha incominciato a gran salti ed è venuta a scoppiare fra mezzo a noi. E per volere del cielo non ne restò nessun ferito né morto. 29 gennaio. In questo giorno andai al travaglio ad una batteria nominata Dolfino, il quale nell'andare a bere dell'acqua ho veduto un boli che entrò nella trinciera rompendo un ramo di caruba. Nel ritorno poi che feci ho udito un colpo della fortezza, il quale mi fermai per vedere dove andava a terminare. Il colpo, il quale la vidi ed è venuto a scoppiare sopra la mia testa, alto però, in pezzi detta bomba sono andate alla distanza di 5 o 6 passi. In quel punto poi non sapeva se fosse in questo mondo o nell'altro. Il 2 febbraio, in questo giorno andai d'avamposto ed entrai entro nel cimitero, il che lì sono stato tutta la notte, la mattina, e poi sono ritornato entro la linea. In dette 24 ore sono restato tranquillo sino alle 4 della sera. Alle 4 alle 6 hanno incominciato a far fuoco coi cannoni e a mandar bombe, granate, boli che parevano una tempesta. Per voler del cielo non è restato né dei morti né dei feriti. Il 5 febbraio, fermo, accampato. Ed in detta giornata, verso le 4 di sera, una nostra bomba fece scoppiare una polveriera nemica che stava vicino alla porta dopo scoppiata. Tutte le batterie nostre hanno incominciato a far fuoco, il che terminava alle 6 della mattina, ma un fuoco che di notte, esendo sul nostro accampamento, si poteva, con l'ampo dei cannoni, contare i denari. Il 7 febbraio, fermo, accampato. Ed in detta giornata, esendo il giovedì grasso, la sera invece di andare al teatro, ovvero alla festa da ballo, mi è locato di andare al travaglio al di sotto del cimitero di Gaeta, ad una trincea che si trovava nella piazza d'armi del nemico, distante 1000 passi circa della fortezza. Il 13 febbraio, in detta giornata, verso le 4 di sera, la fortezza di Gaeta si è resa. Il 15 febbraio,
In detta giornata la bandiera italiana sventolò per la prima volta sulla torre d'Orlando. Il 18 febbraio, in questo giorno, tutta la truppa si è riunita nella piazza d'armi ad ascoltare la Santa Messa in onore di quei miseri che perirono durante l'assedio. Il 22 febbraio, in questo giorno, andai di guardia alla sussistenza militare per 5 giorni. 19 marzo 1861. Partenza dal campo di Gaeta. In questi giorni, verso le 9 di mattina, viene l'ordine che la prima compagnia doveva partire, ma non si sapeva dove si andava. E alle 12 siamo andati al porto di Gaeta e siamo imbarcati subito e siamo partiti alle 3 pomeridiane nel vascello Stromboli. Dopo 10 ore di marcia in mare siamo arrivati in quest'isola. Però feci un viaggio assai cattivo, essendo il mare in gran burrasca. 24 maggio. Fermo nell'isola di Punta. Fermo in quartiere. Domenica delle Palme. 4 aprile. Partito dall'isola di Punta. Questa è l'ultima notazione riportata nel diario, ma essendo finite le pagine del libretto, Mamerto continuò il racconto su un foglio. Era il mercoledì sera alle 12 pomeridiane, giusto il giorno della morte del nonno Antonio. Ecco, all'lì, improvviso, l'ordine dell'immediata partenza, infatti un'ora dopo la mezzanotte siamo imbarcati sul vascello Volturno, il quale sbarcò alle 5, alle 4 di sera a Livorno. È stato fermo sino alle 25. Detto Livorno, una bella città e un bellissimo porto di mare, poi era un bel buon vino, tutta roba a buon mercato. Il 25 è partito in strada ferrata, alla volta di Firenze, la quale dopo poche ore di ferrovia arrivò alla detta Firenze, ed anche questa città, una bellissima città, ed è anche la capitale della Toscana. La detta poi è bagnata nel mezzo da un fiume, ed è un bellissimo luogo, insomma una città degna di vedere. Il 26 mattina partito a piedi alla volta di Pontesieve, poi Rovezzano, la detta stazione è tutta bella essendo strada piena e fecimo solo di Siviglia. 27 partito alla volta di Cumano e in detta stazione non ritrovai nessun altro paese, il detto Cassiano, passando per San Benedetto e Portico. In detta stazione ho sceso e disceso la montagna più alta degli Appennini. La detta montagna è bellissima, ben coltivata, che si raccoglie come la pianura della stazione, della pianura. La detta stazione fu cattiva perché fecimo 28 miglia. 28, partito per Patri, passando per Castrocaro e la terra del sole. Nei detti paesi si fecero grandi onori e chi venne incontro la Guardia Nazionale con la musica e la banda e in passato la terra del sole era bici. Nazionale si fermò e abbiamo proseguito il viaggio sin a Forlì, entrando in Forlì, la Guardia Nazionale e venne solo incontro la musica e i signori ufficiali vestiti in tenute di palata. Ed entrando ci fecero molti onori, dicendo che dopo 8 mesi di campagna vedevano ancora una volta il reggimento che era già stato in guarnigione già 4 mesi e stetti fermo il giorno 20. 1 maggio, partiti alla volta di Ravenna. Il 1 giugno 1861, la sua compagnia, per regio decreto del 19 maggio, cessò di godere del trattamento di accantonamento e venne posta sul piede di pace. Il giorno successivo ricevette una distribuzione straordinaria di vino in occasione della festa nazionale dello Statuto per disposizione ministeriale del 29 maggio 1861, numero 2073, divisione sussistenze, sezione seconda. Termina così il curioso ma interessantissimo diario del nostro momento, nel quale si alternano momenti di tristezza e nostalgia con altri allegri e gioiosi, specialmente durante le soste o dopo aver conquistato paesi fino ad allora appartenenti al Regno di Napoli e dello Stato Pontificio. Mamerto, dopo il congedo avvenuto il 9 novembre 1864, fu
di nuovo chiamato sotto le armi e giunse a Licorgo il 10 maggio 1866, pronto per prendere parte alla terza guerra d'indipendenza contro gli austriaci. Il 24 ottobre 1866 partì in congedo illimitato con la sua classe e congedato in patria per fine ferma il 31/12/1870 e fu cancellato dai ruoli esattamente un anno dopo. Praticamente fu sotto le armi e per tre eserciti diversi, austriaco, sardo e italiano, per la bellezza di 11 anni. Tornato al suo paese, riprese l'attività di sardo fino a tarda età.